Vedete che in fondo sbattere la testa contro un muro serve per poi sbloccarsi, almeno fino al prossimo muro su cui sbattere, però è già qualcosa e secondo me è anche tanto. Ho parlato di come alcune avventure videoludiche possono diventare frustranti col passare del tempo, e questo può succedere per diversi motivi, uno dei quali non ho pensato di inserire nella lista è senza dubbio quello legato alla longevità di un titolo. Col passare del tempo, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, non riesco più a dedicare così tanto tempo ai videogiochi, ma anche volendo non ci riesco proprio. Ad esempio, l'ultima volta che ho giocato più di 2 ore filate è stato nel periodo di lancio di Elden Ring. Ricordo che ci giocai per molto molto tempo, più volte al giorno anche, perché avevo un po' di tempo libero appunto, ma soprattutto la voglia di farlo. Ora invece non ci riesco più, forse perché devo innamorarmi di nuovo, videoludicamente parlando, oppure è semplicemente un fattore fisiologico legato all'età. Credo sia più la seconda, anche perché credo seriamente di avere un po' troppi hobby da voler portare avanti, però una cosa non esclude l'altra, mettiamola così. E riprendendo l'esempio di Elden Ring, ricordo più volte di essere passato da "ma quanto è gigantesco questo gioco" a "ma quando finisce questo gioco". Ora, le mie lodi per Elden Ring si sprecano e l'ho pure definito, anche se in maniera molto provocatoria, il primo vero titolo quadrupla A. Però giocandolo e cercando di esplorare ogni singolo anfratto mi sono chiesto tante volte quanto fosse lungo e in diversi casi anche se non fosse esageratamente lungo, soprattutto per quanto riguarda tutta la parte post-Leyndell, ovvero la capitale reale. I campi innevati, la vette dei giganti, l'albero di Mikela e via dicendo mi sono pesati parecchio, perché il climax del gioco mi sembrava bello che superato da un po', eppure bisognava andare avanti ancora per ore ed ore. Tant'è che ad un certo punto ho cominciato a skippare anche dei dungeon che solitamente avrei esplorato volentieri. Diciamo che se vogliamo dirla tutta, almeno parliamo di un videogioco venduto a prezzo pieno, però senza contenuti tagliati e poi aggiunti come microtransazioni, che offre centinaia e centinaia di ore di gioco, il che è una cosa molto apprezzata e purtroppo non scontata nel panorama videoludico moderno. Prendiamo anche come esempio un'altra eccellenza, Red Dead Redemption 2, la cui storyline ammonta intorno alle 50 ore. Mettiamo anche l'esplorazione e il perdersi totalmente in un mondo così curato e così vivo, e di sicuro andremo a sfiorare le 80 ore di gioco come minimo. E per alcuni giochi tutto questo investimento di tempo ne vale la pena, però dobbiamo anche capire che il nostro tempo è limitato e che bisogna quindi scegliere con accortezza a cosa dedicarci. Ci sono tanti altri prodotti che pur di essere venduti a prezzo pieno vengono sviluppati in maniera tale da risultare diluiti nel contenuto, offrendo sì tante ore di gioco, ma in maniera totalmente inutile e noiosa, andando per le lunghe. Vorrei citare Ubisoft, vista la brutta situazione in cui si trova al momento, presumibilmente per i costi di sviluppo abnormi di Skull and Bones, ma chiamerò in causa una cara vecchia amica, ovvero Bethesda e il suo Starfield. C'era davvero bisogno di creare un mondo con 1000 pianeti esplorabili se poi tutti i pianeti sono uguali fra di loro, sono sostanzialmente vuoti e non hanno senso di esistere? Che senso ha? Questo vale per molti sviluppatori. Creare dei mondi così vasti, di videogiochi così lunghi, se poi la cosa diventa fine a se stessa. E purtroppo siamo arrivati ad un punto di saturazione dei contenuti, tale da essere diventato la norma. Il videogioco deve ormai durare almeno dalle 30 ore in su, altrimenti sembra che sia uno spreco di tempo anche solo giocarci, oltre che di soldi. E sinceramente non capisco più questa mentalità che ormai sta diventando sempre più estranea a quella che cerco io. Tutte le aziende hanno ormai l'obiettivo primario di farci passare quanto più tempo possibile su un determinato videogioco, perché anche i giochi single player sono diventati giochi a servizio e pieni di grinding. Eppure fino a qualche anno fa non era così. Mi ricordo che un videogioco che durasse intorno alle 15 ore era già considerato molto lungo. Adesso invece si va per l'esagerazione, anzi per l'esasperazione. Il pubblico si aspetta 40-50 ore di gioco assicurate, non curante di quale possa essere la qualità effettiva del titolo. E il mercato, o meglio il pubblico, è diviso tra chi vorrebbe che il gioco durasse di meno, fossero più contenuti in termini di dimensioni ma più densi, e chi invece vorrebbe giocare giochi sempre più enormi, più dettagliati. Purtroppo però sembra che si faccia sempre male ad ogni occasione, ad esempio prendiamo il Blade 2, che io non ho giocato. All'annuncio che il gioco sarebbe durato una decina di ore e sarebbe costato 50 € invece che 70, c'è stato molto rumore da parte dell'utenza, che avrebbe voluto un'avventura più lunga. Però
Però io mi chiedo, avrebbe avuto senso far durare un gioco fortemente narrativo come Hellblade una ventina di ore? Io credo che avrebbe stufato, e non poco, considerando come appunto il gioco non consista in altro che enigmi ambientali e sequenze esplorative. E d'altro canto mi chiedo, ha senso che un videogioco come Death Stranding duri dalle 40 alle 60 ore? D'altro canto è anche la sua durata che mi intimorisce, legata ad un gameplay loop che non riesce proprio ad entusiasmarmi. E ripetendomi per l'ennesima volta, sono andato a recuperarmi poi Hitman Contracts e Mirror's Edge. Il primo si finisce tranquillamente in una decina di ore ed ha una rigiocabilità altissima grazie ai diversi modi di intendere le missioni. Mirror's Edge invece mi ha tenuto impegnato per meno di 8 ore, una durata accettabilissima visto il tipo di videogioco e la narrativa che è veramente molto semplice a tratti basilare. Insomma, un gioco che si finisce tranquillamente in un paio di giorni volendo, senza dubbio un buon modo per sperimentare nuove meccaniche e che comunque all'epoca costava 60 euro, mica un prezzo budget. Tralasciando il lato prezzo, devo dire che mi sono ritrovato benissimo nello staccare da videogiochi molto lunghi e nel riuscire a finire ben due giochi in circa una settimana. Passare poco tempo, o meglio, il giusto tempo, su una singola avventura è quanto di più potesse servirmi in questo periodo. Non sto dicendo che ad esempio i videogiochi come Fallout debbano durare 10 ore, e spero che il senso del discorso si sia capito. Ci vuole equilibrio in tutto, e far durare un gioco una decina o una ventina di ore non deve essere preso come un difetto, anzi. Sono convinto che quella debba essere la norma per poi avere eccezionalmente dei giochi da 40, 50 o addirittura più ore. Mi mancano i giochi con una durata contenuta e soprattutto dal contenuto non diluito. Mi manca poter dedicare il giusto tempo ad un'avventura, senza sentirmi trascinato in un marasma di missioni secondarie e obiettivi infiniti da raggiungere. E mi manca godermi delle storie narrate ad un ritmo adeguato. Ecco. Il ritmo si è, secondo me, perso di vista in favore del contenuto nel corso degli anni. È un discorso che mi è capitato di fare spesso, ma ci tengo a sottolinearlo ogni volta che posso, e cioè non c'è veramente bisogno di giochi infiniti, o che tutti i videogiochi abbiano un livello di dettaglio pauroso, che debbano offrire centinaia di ore di gioco per far sì che il prezzo sia giustificato. E questo è il punto principale. Che siano i giocatori che le case di sviluppo dovrebbero capire. Giustificare il prezzo di un videogioco non dovrebbe equivalere a renderlo gigantesco e infinito. L'importante è che ci sia la sostanza, che sia ritmato bene, che si giochi bene e soprattutto che la visione creativa possa osare, per quanto possibile, ovviamente. Non sarà perfetto, e va bene, non fa niente, però i videogiochi più contenuti, in termini di budget investito soprattutto, vuol dire più spazio di manovra rispetto ad un progetto ad altissimo budget dove praticamente è vietato sbagliare. Ripeto, creare dei prodotti così non è una cosa che tutti possono permettersi e spero che pian piano si potrà tornare ad una giusta via di mezzo per salvaguardare il mezzo del videogioco e soprattutto salvaguardare i prodotti così, che ultimamente tendono a sparire. E qual è il vostro videogioco o i vostri videogiochi preferiti che durano di meno? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!